grazie a delle novità che arriveranno dalla Gamescom di Colonia, i videogiocatori possono resistere al caldo torrido grazie alle interessanti uscite che sono state fissate per agosto, che vanno dalle novità assolute fino alle oramai immancabili rivisitazioni di alcuni successi del passato. Vediamo quindi insieme tutti gli appuntamenti che vale la pena segnare sul vostro calendario. Durante le 3 di giugno, Microsoft ha annunciato l'arrivo su Xbox One di Rare Replay, una collezione che propone una selezione di 30 giochi firmati dalla celebre software house, tra i quali alcuni classici immortali come Banjo-Kazooie e Battletoads. Se pensate di avere abbastanza spazio sull'hard disk della vostra Xbox One, dal momento che il download completo dei giochi richiederà circa 50 GB, tenetevi pronti a cominciare il vostro viaggio nell'universo Rare il prossimo 4 agosto. Dopo Dear Esther, i ragazzi di The Chinese Room sono pronti a tornare in azione con il loro suggestivo Everybody's Gone to the Rapture, che prova a mantenere intatto il lascito del precedente, raccogliendo la personalità e le meccaniche da esso date in eredità. L'appuntamento con il gioco, al momento atteso esclusivamente su PlayStation 4, è fissato per l'11 agosto. Congratulations, friend! You have been selected as a Vault-Tec Overseer. You will have total. Generalmente non ci occupiamo in questa rubrica di release per il mercato mobile, ma Fallout Shelter ci vede costretti a rivedere questa filosofia. Annunciato alla conferenza 3 di Bethesda e rilasciato subito dopo sui sistemi iOS, il gioco che vi consente di gestire su smartphone e tablet un vostro volto personale è probabilmente il modo migliore di aspettare l'uscita dell'attesissimo Fallout 4. Dopo numerose richieste direttamente a Todd Howard e compagni, il titolo ha finalmente una data anche per il debutto su Android, che avverrà il 13 agosto. Brighter future together. Underground. Start building today. For a time, the humans of Serra knew the illusion of peace. Anche Gears of War Ultimate Edition è stato tra i protagonisti delle tre ed è ora pronto a farsi strada su Xbox One. Grazie a questa nuova release potrete quindi rivivere sulla console ammiraglia di casa Microsoft l'esperienza offerta dall'originale videogioco uscito nel 2006, debitamente rimasterizzata e modernizzata per l'occasione. Sottolineiamo che il gioco è previsto anche su PC, ma arriverà solo in seguito. Se siete pronti a combattere su Xbox One, in compenso, ricordate che dovrete imbracciare le armi a partire dal 25 agosto. Humans denied their enemy control. Il filone del videogioco dove la componente cinematografica la fa abbondantemente da padrona sta avendo sempre maggior popolarità e un po' sulla scia delle opere di David Cage ecco arrivare Until Dawn. L'esclusiva PlayStation 4 proverà con tutte le sue forze a terrorizzarvi, ponendovi sul baratro che in base alle vostre decisioni e alle azioni che intraprenderete significherà vita o morte dei diversi personaggi, tra i quali troviamo anche l'attrice Hayden Panettiere, volto noto per ruoli come quello di Claire Bennett nella serie Heroes. Se volete aiutare i protagonisti a tornare a casa, preparatevi a raggiungerli il 26 agosto. Disney Infinity è un successo che non ha bisogno di presentazioni e non stupisce che dopo l'acquisizione di LucasArts e Lucasfilms, il nuovo episodio sia dedicato principalmente all'immensa fanbase di Star Wars. A partire dal 27 agosto, i giocatori armati di PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e Wii U potranno cominciare a esplorare i nuovi mondi ispirati al capolavoro di George Lucas, popolati dai protagonisti con annesse statuette che hanno reso immortali le guerre stellari. Oltre che di Disney Infinity 3.0, il 27 agosto è anche il giorno di One Piece Pirate Warriors 3, nuovo appuntamento con la celebre serie nipponica.
Nei vostri combattimenti, questa volta potrete farvi affiancare a vostra scelta dei membri della ciurma di Cappello di Paglia, o perfino dagli antagonisti, dando vita a delle partite in cooperativa. Il gioco è atteso su PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita e Steam. Dopo il successo ottenuto sulla generazione precedente, Corvo si prepara a tornare in Dishonored Definitive Edition, rivisitazione per PlayStation 4 e Xbox One della sua avventura d'esordio, che questa volta è stata adattata alle piattaforme più recenti e sarà venduta con già inclusi DLC. Se siete interessati, vi consigliamo di tenervi liberi il 28 agosto. Tomonobu Itagaki torna con Devil's Third, l'avventura tutta muscoli, tatuaggi e sangue dell'enorme Ivan, antieroe impegnato in una cosuccia come la salvezza del mondo. La personalità dell'autore sicuramente trabocca da ogni singola componente del gioco, anche se la nostra prova sul campo non è stata propriamente esaltante, come potete leggere sul nostro sito. Hello Ivan, it's been years since you've come to my bedroom. Se in ogni caso quello che torna un po' agli anni Ottanta, sommergendovi di pallottole e testosterone, è il vostro stile, troverete Ivan ad aspettarvi su Nintendo Wii U il prossimo 28 agosto. Is this what you've become, Ivan? Are you blind to the suffering?